riappropriamoci della sovranità monetaria, così esportiamo, svalutiamo, noi siamo furbi, no? Un ragionamento se va bene da anni 80, svalutiamo e quindi esportiamo di più. Dove? Negli Stati Uniti. E noi pensiamo che quel nostro 50% di export che va in Europa, i tedeschi sono lì pronti a svalutare e poi prendere tutte le merci italiane, no? E magari chiudere le aziende tedesche, perché gli italiani che sono furbi, sono usciti dall'euro, svalutano e vendono i tedeschi. Questo è quello, la parte post-Brexit dovrebbe essere questa. La parte destruens è chiarissima, falliamo perché abbiamo un debito enorme, ritorniamo a pagare interessi, poi diciamo no, ma tanto cresciamo attraverso la svalutazione che ci consente di esportare. La svalutazione più l'inflazione abbattono il debito pubblico, eccetera, eccetera. Poi se qui c'è qualche pensionato, vorrei che mi mette, però uscita dall'euro, che mi mettesse per iscritto che lui è pronto per il prossimi 30 anni in cui starà in pensione, anziché a prendere i suoi euro, tanti o pochi, appartiene a un'altra discussione, la sua pensione nella stessa moneta del pensionato della Volkswagen, se è un pensionato della Fiat, lui pensa che invece è pronto a scommettere sul fatto che il pensionato tedesco continua a prenderli in euro e lui li prende in marelli padani o nella lira. Io, se dovessi consigliare a mia nonna, gli direi: guarda, ti lamenti che la tua pensione è bassa, ok, ne discutiamo un altro momento, però tutta la vita prendi le euro con lo stesso valore, la stessa inflazione dei francesi e dei tedeschi. Io la scommessa di... io magari ho ancora un po' di anni davanti, posso giocare la mia partita, tu no, sei in pensione, tieniti le euro. Perché questa è la seconda ragione di attacco. No? Dopodiché il dato dell'export, casuale o no, frutto, io credo, anche di una buona azione del governo di questi ultimi 4 anni, c'è il boom dell'export. E grazie, per esempio, agli accordi di commercio internazionale che sono stati fatti tra Unione Europea, cito uno, tra Unione Europea e Corea, l'Italia ha aumentato il proprio commercio con la Corea molto di più di quello degli altri paesi, perché poi gli italiani, se gli prepari un po' il terreno, sono molto bravi. Però voglio dire, io penso che si debba lavorare per rendere, penso, delle istituzioni italiane, delle politiche italiane, dei parlamenti italiani, bisogna lavorare a maggior ragione per rendere più efficaci, più democratiche, più immediate, più, con sforzi di fantasia, le istituzioni dell'Unione Europea. Con sforzi di fantasia, senza replicare schemi, meccanicamente schemi degli stati nazionali o di stati federali come gli Stati Uniti, si può fare la Light Federation, tutto quello che volete. E penso che sia urgente fare questo, perché si dice c'è uno scollamento tra i cittadini e le istituzioni europee, e questo ci porta a dire: andiamocene. Poi però, se tu guardi le analisi, ti spiegano che negli Stati Uniti c'è uno scollamento tra il popolo e Washington. A Roma non parliamo, ma c'è uno scollamento tra la politica e i cittadini, le istituzioni, a Parigi uguale, eccetera, eccetera. Quindi è evidente che siamo dentro un contesto complicato, poi bisognerebbe capire le profezie che si autoavverano, eccetera. È evidente comunque che bisogna lavorare sulle istituzioni europee per avere le migliori, più belle, con un po' più di fantasia, che funzionino meglio, perché abbiamo bisogno, per esempio, secondo me, di strumenti di sicurezza comune. Trump dice: basta, adesso spendete un po' anche voi, in modo più costruttivo, lo diceva anche Obama, e c'ha ragione. Io credo che il primo modo per spendere di più nella difesa sia di spendere meglio, cioè mettere assieme le spese, anche attraverso una ristrutturazione dell'industria militare europea, no? Penso, per esempio, penso che siccome il problema dell'immigrazione è un problema che ci riguarda da vicino con l'Italia, ma per ragioni geografiche, mica perché vogliono tutti trasferirsi in Italia, che quel tema vada affrontato a livello europeo,
altrimenti sarà rischiosissimo. Penso che ci voglia l'Europa anche per affrontare i nuovi sistemi di tassazione del robot, della web tax, ne discutiamo un'altra volta, ma abbiamo di fronte, soprattutto con l'economia digitale, giganti enormi, c'è una deterritorializzazione del posto dove ti offrono un servizio, tendenzialmente la California, e dove usufruisci di quel servizio sul telefono che è qui, che è Google, la pubblicità, Uber, tutte queste cose. Anche qua secondo me la dimensione europea, se no noi possiamo solo stare lì e sperare di fare i vassalli di qualche feudatario benevolo. Bisogna cambiare tantissimo, rivoltare l'Europa come un calzino, esattamente come vogliamo fare per l'Italia, l'Unione Europea intendo le sue istituzioni. Ma solo difendendo quello che c'è si potrà fare questo. Chi dice contro questa Europa, in nome dell'Europa di Spinelli, anche tanti medici, io credo che qui od ora sul piano politico sta sull'agenda di chi dice contro questa Europa. E poi si vedrà. E penso che solo chi vuole bene all'Europa e ne capisce oggi più di ieri il valore di medico del mondo libero e delle istanze liberali, solo chi vuole bene a questa Europa e difende l'Europa che c'è, che è meglio dell'Europa che non c'era, cioè la guerra, e che è meglio dell'Europa che verrebbe geograficamente se non ci fossero più le istituzioni, guerre valutarie, poi guerre commerciali, etnonazionalismi e guerre, io penso questo nei prossimi vent'anni. Chi ama l'Europa che c'è e quindi soffre per le sue lacune sarà chi potrà migliorare le istituzioni dell'Unione Europea. Chi detesta l'Europa che c'è vuole semplicemente che quello che c'è scompaia, e scompaia storicamente, e che tornino le patrie, le sovranità. Non è nulla, non sarebbe nulla di nuovo per l'Europa che fino alla Seconda Guerra Mondiale, e andando indietro, insomma, poi la storia è complicata, Napoleone, Carlomagno, Muro, vuole arrivare anche a Giulio Cesare, ma l'Europa prima del processo di unificazione europea era esattamente quello, l'Europa delle sovranità nazionali, e non era una bella Europa, e non era l'Europa della libertà. Oggi, nella sua enorme imperfezione, abbiamo, credo invece, un'Europa della libertà di movimento, di commercio, di pensiero, di stampa, e tutto questo credo non sia poco. Grazie.